Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Spero che mi vediate bene perché io purtroppo non ho l'anteprima sotto agli occhi, quindi non so che cosa state vedendo. Spero di registrare bene, magari mi metto un po' più in qua. Oggi c'è un tempo brutto qui a Torino, per cui la luce purtroppo è quella che è. Ma ce la facciamo bastare? Sì. Allora, parliamo dei prodotti finiti nel mese di aprile, siamo a fine mese, per cui mi pare giusto registrare questo video. Non ne ho tantissimi, quindi forse riusciamo a cavarcela con un video piuttosto breve, ma non è detto, vediamo. Allora, prodotti per la casa. Allora, ho finito questo detersivo Marsiglia liquido a mano in lavatrice. Comprato al supermercato Unes ed è appunto un detersivo per lavatrice al sapone di Marsiglia. L'ho utilizzato solo in lavatrice, questo qui c'è scritto che va bene anche per bucato a mano, ma io l'ho utilizzato solo in lavatrice. Mi sono trovata abbastanza bene, nel senso che lavava bene i panni, non mi lasciava questo grande profumo di Marsiglia, ma tutto sommato va bene così. Non sono una fan della profumazione del sapone di Marsiglia, per cui va benissimo così. Lo avevo acquistato perché costava veramente poco. Poi mi sono recata da MD a fare la spesa e ho trovato un detersivo, due detersivi lì in promozione, quindi in questo momento sto usando quelli di MD che vedrete poi, penso, il mese successivo. Poi ho terminato anche questo detersivo dei piatti al limone, sempre comprato al supermercato Unes, si vede che ci trovavamo lì a fare la spesa. Mi sono trovata abbastanza bene, questo qui classico detersivo per i piatti al limone, formulato in gel verde, non troppo concentrato, non troppo annacquato, benissimo così, molto bene. Poi finite le salviette Napisan, queste qui igienizzanti. Biodegradabili, extra forti, le uso per disinfettare un po' tutto, quindi che sia per terra, che siano le mani, che sia il cellulare, che sia l'orologio, qualsiasi cosa, le uso per disinfettare o igienizzare. Che dir si voglia. Andiamo avanti. Altre salviette terminate sono queste qui, igienizzanti legno, che c'è scritto igienizzanti, ma non sono igienizzanti, sono salviette detergenti per il legno. Se avete dei mobili in legno, le potete usare. Sono del marchio Seta Blu, le ho pagate 1 euro dai cinesi, però effettivamente non erano molto intrise, molto umide, per cui è più che altro una salvietta, bah, così, da poco, da 1 euro, ecco, mettiamola così. Costa 1 euro e infatti è proprio una salvietta da 1 euro. Poi, altro prodotto che ho terminato sono queste gocce di bucato ammorbidente del marchio Parfum Secrets. Parfum Secrets, scusatemi, me l'aveva dato in omaggio Ipersop con un acquisto. Sono 20 ml di prodotto, quindi mi sono bastati solo per un lavaggio. È praticamente un ammorbidente di questo marchio, gocce di bucato, che mi ha profumato tantissimo il bucato. Quindi, se vi interessa avere un bucato super profumato, perché utilizzate come me dei detersivi che purtroppo non profumano, questo è un prodotto degno. Lo vendono a 1,99 euro, se non sbaglio 200 ml di prodotto, forse 400 ml costa 5,99 o forse mezzo litro costa 5,99. Lo so perché stamattina sono andata per comprarlo proprio lì da Ipersop, ma ho detto 5,99 non li spendo e quindi sono tornata a casa. Perfetto. Poi, cosa ho terminato? Allora, forse ci siamo nei prodotti per la persona. Terminati ben tre detergenti intimi, che non si dica che non ci laviamo il culo in questa famiglia perché qui ce lo si lava sempre. Allora, Physiotherm lenitivo e Physiotherm classico, perché non ci facciamo mancare niente, praticamente mezzo litro di prodotto. Madonna, beh, però è giusto, più un altro. Allora, Physiotherm l'avevo comprato da Lillapois, che è un negozio che ho qui vicino, proprio vicino al Bazar Allegro c'è anche Lillapois, quindi se vai al Bazar Allegro devi andare anche da Lillapois, perché è ovvio. E l'avevo pagato 70 centesimi, unico motivo per cui l'ho acquistato, era in promozione a 70 centesimi e quindi ho detto vai. Mi sono trovata bene con entrambi. Questo lenitivo mi sembrava forse un po' più annacquato e forse ce n'era anche poco, perché mai successo di consumare mezzo litro in un mese di detergente intimo. Non è che ne devi mettere 7 kg, ne basta una goccia. Una goccia per X, una goccia per Y, ecco. Forse mi è piaciuto di più questo qui classico. Che dire?
Buoni. Io penso che se li ritrovassi nuovamente in promozione a 70 centesimi, io dovrei comprarli perché costano veramente poco e non mi hanno dato alcun tipo di problema. Sono entrambi formulati in gel ed è un gel trasparente rosa. Rosa trasparente, ecco. Poi ho terminato anche questo Nivea Intimo, questo qui lo utilizzavamo sotto la doccia, questo formulato in gel trasparente. Mi è piaciuto meno questo di Physiotherm, l'avevo preso, credo anche questo da Lilla Pois. E non è che mi abbia fatto proprio impazzire, non lo so, non mi ha creato problemi, però tra i due ho preferito Physiotherm. Boh. Questione di gusti, eh? Ok, bagno schiuma, quanti ne abbiamo terminati? Uno, due, aspetta, no, quello non è un bagno schiuma. Due, tre. Devo avervene già parlato di questi bagno schiuma, ma allora, questo qui, Faberlic Banana Mousse, me l'aveva mandato Terry, che tra l'altro saluto. Ve l'ho messo anche nei preferiti del periodo perché è un bagno schiuma formulato in crema, profumatissimo di banana. Ovviamente la profumazione è artificiale, però è un bagno schiuma veramente piacevole. La profumazione è fantastica. La crema, basta poco, poco bagno crema e vi insaponate, vi fate un bel lavaggio, non irrita, non secca, è ottimo. Mi è piaciuto tanto. Al contrario, invece, questo bagno schiuma qui al cacao che vi ho presentato nel video dei flop qualche giorno fa, non mi è piaciuto perché mi aspettavo una profumazione più fedele al cacao, mentre invece era una profumazione molto erbacea, molto piantifera. Anche la consistenza di questo gel doccia non mi è piaciuta perché era molto vischioso e quindi viscido, vischioso, quindi se avevate già la mano bagnata, tendeva a scivolare e andarsene via, quindi proprio non mi è piaciuto quel prodotto, non mi è piaciuta la consistenza, non mi è piaciuto l'odore, quindi non lo ricompro più. Questo qui era del marchio Prime Organic. Al di là di se mi è piaciuto o meno, a livello di pelle non mi ha mai creato nessun problema. Altro bagno schiuma terminato, questo qui della linea Aromatic Scent di Rudy Profumi. Questo qui era Jaipur Garden, profumazione molto molto simile a felce azzurra. Avete presente il bagno schiuma felce azzurra classico, quindi proprio quello che ha l'astuccetto azzurro e l'etichetta blu? Identico, quindi giardino di Jaipur uguale felce azzurra, proprio identico, uguale 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 uguale. Quindi se vi piace felce azzurra potrebbe piacervi anche questo Aromatic Scent Jaipur Garden. Andiamo avanti. Terminato un sapone liquido. Questo qui all'Argan di Avenida, sì, ci siamo trovati bene, un sapone liquido molto molto light, nel senso che lavava bene le mani, non le andava a seccare, a screpolare, era molto molto profumato, anche se l'Argan in natura non profuma, però questo era molto profumato. Mi è piaciuto e l'avevo comprato sempre da Lilla Pois per 90 centesimi mezzo litro, buono, buono. Poi andiamo avanti, ho terminato due, sì, due colluttori. Elmex, classico Elmex Sensitive, detersivo stavo dicendo, colluttorio molto molto delicato sia come sapore sia come effetto nel cavo orale, ottimo, mi piace proprio per questi motivi, è delicato però funziona bene, vi lascia l'alito fresco, ma un fresco piacevole, non un fresco che vi ustiona le gengive. Questo qui invece gliel'avevo regalato io a Simone, si chiama Vitis, è sempre un colluttorio alla menta, che mi aveva dato in omaggio la farmacia online. Non mi ricordo più, non mi ricordo. Io non l'ho usato, l'ha usato Simone. Sinceramente non mi ha detto niente di negativo. La profumazione è anche mentolata abbastanza forte. Chissà, lui non mi ha detto niente, né se era forte né se era delicato, per cui non saprei dirvi. Boh, comunque ce l'avevo in casa, mi pareva anche giusto usarlo, no? Ok. Finita un'acqua micellare, questa qui della Cosmia, l'avevo comprata anche questa sempre da Lilla Pois a 75 centesimi perché c'è stato un periodo a gennaio o febbraio in cui costava 40 centesimi, sti 75 ml, 40 centesimi, cioè mi sono trovata molto bene, devo dire, non ho trovato caratteristiche negative, mi è piaciuta. Poi a me piacciono i prodotti mini size perché li finisco in fretta e posso dedicarmi allo smaltimento di altri prodotti. Quindi quando una cosa è mini size già mi piace a prescindere. Poi, sempre nel mese di aprile, oltre al sapone liquido, quello lì dell'Avenida all'Argan, sto registrando sempre sì, abbiamo utilizzato anche questo sapone qui dell'Ape Contadina, che
che me l'avevano mandato Sara e Dave per il mio compleanno. Questo era un panetto, se non sbaglio, da 200 grammi. Pane e sapone profumato, made in Tuscany. Una saponetta molto piacevole, con una profumazione che ricordava un po' un confetto di Tic Tac. Una profumazione dolce, né marsiglia, né piante, né fiori. Profumazione dolce, ma molto delicata, di confetto proprio. E l'ho utilizzato non solo per lavarmi le mani e il viso, ma l'ho utilizzato qualche volta anche come sapone da bucato, così perché mi girava. E mi sono trovata bene, devo dire che mi ha dato soddisfazione. Buono. Adesso invece ho messo in utilizzo questa saponetta qui di Cloran al Fleur de Coupoisseau. Fleur? Sì, Fleur de Coupoisseau, che sinceramente non so che cosa sia, forse è tipo questa fava qui. Non ho idea. Comunque queste saponette qui di Cloran sono molto buone perché sono delicate, lavano bene e profumano alla grande, quindi mi piacciono tanto sia per lavare il viso che per lavare le mani. Ottime. Poi andiamo avanti. Finite le salviette intime della Fria, questa è una carta igienica umidificata che non solo la utilizziamo noi esseri umani, ma la utilizziamo anche per pulire i panchi, perché ogni tanto chi ha animali lo sa, cani, gatti vanno in giro con i pezzi di cacca nell'ano e quindi noi padroni dobbiamo andare prontamente a pulire. Questa è interessante perché essendo una carta igienica umidificata ve la potete buttare nel water e il water non si ostruisce, quindi ottima. Mi piace e l'ho anche ricomprata perché avevo qualche sconto da Ipersop, quindi ne ho diverse confezioni. Poi finito il mio deodorante, ho finito io Nivea Fresh Natural, questo qui 0%, questo era 250 ml di prodotto, l'avevo preso sempre da Ipersop, ultimamente vado da Ipersop non solo perché ce l'ho sotto casa, perché è molto pratico, ma perché con la raccolta punti, gli sconti, il volantino con lo sconto dentro, sono piena di sconti, quindi non mi conviene andare da acqua e sapone che è più lontano o da Lillapois, anche se da Lillapois se vado al Bazar Allegro poi ci vado lo stesso. Sto provando a vedere se ce n'è ancora, no, è completamente finito. Mi piace tantissimo, è uno di quei deodoranti, questo qui, Fresh Natural di Nivea, che mi piace a paragone come quelli della Breeze, ecco. Però Breeze da tantissimo tempo che non lo acquisto, perché non l'ho mai più trovato in promozione, siccome ultimamente voglio risparmiare, mi sto dedicando alle promozioni proprio selvaggiamente. Quindi buono, mi piace molto. La profumazione qui dice freschezza oceanica, sì, e in effetti sa un po' di brezza marina, buono, mi piace. Finito questo shampoo qui di Alchemilla, shampoo all'uovo. Ve lo avevo inserito, mi sembra, in qualche video dei preferiti. Mi sembra di sì. Ed è uno shampoo molto delicato, però a differenza di tutti gli shampoo che ho provato io nella mia vita, delicati, questo lava. Di solito ci sono gli shampoo delicati o che sono troppo anacquati, oppure che anche se hanno una certa consistenza, purtroppo non lavano bene la cute. Questo qui è un prodotto piuttosto liquido, piuttosto leggero, piuttosto delicato, però lava la cute, cioè questo non mi faceva ingrassare la cute almeno per 48 ore, quindi 2 giorni. Buono, mi è piaciuto, costa più di 10 euro, se non 10 euro, e mi sono trovata molto bene. Anche la profumazione c'è, ma è una profumazione delicata, molto delicata. Addirittura mi verrebbe da dire che un prodotto di questo tipo lo potreste usare anche su un bambino. Non dico un neonato, un bambino, 4-5 anni, perché è veramente buono. Deterge bene, ma non secca, non dà l'effetto tiraggio. Per esempio, stamattina ho lavato i capelli con Pantene, non so se ho insaponato troppo, ma mi tirava tutto qui davanti proprio. Pantene antiforfora è troppo potente. Ultimamente, benissimo. Poi, spray per ferite, questo qui della Hansaplast, l'avevo comprato anche questo da Ipersop. O da Lillapois, uno dei due. L'avevo pagato poco e me lo sono praticamente versato in testa quando Punky mi ha morso la testa. Avete visto il video? Ecco, andate a vedere pure il video aneddoto di vita vissuta. Quando Punky mi ha morso la testa, avevo 3 buchi, uno qui proprio, gli altri due un po' meno profondi, ma quello qui era proprio un buco. Mi sono praticamente vuotata questo sulla testa. Spray per ferite, quindi disinfettante. Mi sono trovata bene. Diciamo che questo è interessante perché ve lo potete mettere anche in borsa se avete magari un bambino. Adesso siamo sempre in periodo di pandemia. Comunque, se avete un bambino e dovete andare al parco, cade, si sbuccia il ginocchio, avere una roba così in borsa secondo me è utile. Spray per ferite, non è nient'altro che acqua ossigenata, eh? Quindi, buono, mi è piaciuto.
Poi, terminato questo dentifricio microgranuli del CRAI, è un dentifricio che costa pochissimo, 99 centesimi o 79, sono 100 ml di prodotto, è formulato in gel e ha questi microgranuli che però non fanno questo effetto scrub, questo effetto abrasivo sui denti, sono molto ma molto delicati. Il sapore è buono, lo compro sempre, ve l'ho già mostrato 80 volte nei video finiti perché tutte le volte che vado al CRAI lo compro. Perché è buono, sono 100 ml, costa poco, è buono, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Poi, terminati due balsami di Erbolario. Sembra che mi manchi qualcosa, vabbè. Terminati due balsami di, no, di Erbolario, uno di Erbolario, uno della Dove. Allora, questo qui, crema balsamo effetto filler di Erbolario. Trovato nel calendario dell'avvento oppure me l'ha dato il negozio Erbolario nel mese di dicembre, che era il mese del mio compleanno. Non mi viene in mente quale delle due occasioni è stata, non lo so. Era un balsamo da 50 ml, mi sono trovata abbastanza bene. Avevo ancora i capelli lunghi quando lo utilizzavo, per cui ne andavo a mettere di più. A me il balsamo piace usarlo proprio per il suo effetto districante, perché poi quando pettino i capelli non sono tutti annodati, arrugugliati. Quindi mi è piaciuto abbastanza, ma non a tal punto da ricomprarlo. Mentre invece questo qui della Dove mi è piaciuto molto di più, lo trovavo proprio morbido, proprio i capelli setosi, profumati, tipico profumazione Dove, molto buono, mi è piaciuto. Questo qui si chiama Intensive Repair Conditioner. Questa era la mini size da 50 ml trovata dentro il calendario dell'avvento, ma lo sapete perché ve l'ho mostrata nel video dei preferiti. Allo stato tale ho i capelli veramente corti, per cui a volte lo uso, a volte non lo uso. Adesso li ho terminati tutti, ne ho comprato uno da mezzo litro a 1 euro, proprio per risparmiare. Ed è un balsamo, non mi ricordo neanche la marca, ma ve lo devo poi far vedere più avanti, ma adesso secondo me non mi serve perché ho i capelli talmente corti che non ho il problema dei nodi in questo momento. Quando si allungano, poi sì. Allora, poi ho terminato un altro dentifricio, ci laviamo i denti 50 volte al giorno? Abbastanza. Questo qui mi è piaciuto tantissimo più di quello del CRAI e infatti costa di più. È un dentifricio formulato in gel della Taumarin ed è alle erbe. Non so se non sbaglio c'è la salvia, la malva e la camomilla. Igiene e freschezza veramente buono. Questi sono 75 ml di prodotto, lo trovate in farmacia perché al supermercato mai visto assolutamente, costa 3,05 euro, 0,5 sono importanti, potevano fare 3 euro, no, 3,05 euro, molto molto buono, proprio buono, quei dentifrici che sanno di erbaceo ma non sono disgustosi, sono buoni, veramente mi è piaciuto tanto e credo che in futuro lo ricomprerò. L'ho comprato perché avevo preso in passato la mini size che ci è piaciuta a tal punto sia a me che Simone che ho detto lo prendo, anche la full size, veramente buono. Se cercate un dentifricio valido, anche piuttosto delicato devo dire, come sapore, questo qui è ottimo, ve lo consiglio. Anche quello del CRAI, però quello del CRAI si vede che è un po' più cheap, è una roba un po' più economica. Poi, terminato questo diffusore di fragranza della Adi Trend al Green Tea, quindi tè verde, ce l'avevo qui in sala e devo dire che ha profumato sì e no per 5 giorni. Poi è completamente svanito senza profumare, quindi piuttosto inutile, devo dire. Devo dire la verità. La fragranza tè verde, sì, sa di tè verde, però dovete proprio avvicinare il naso perché in casa 3-4, no, come ho detto prima, 4-5 giorni poi. Non si è più sentito. Altro deodorante, questo devo averlo terminato sempre io. Ultimamente mi durano niente i deodoranti, forse ne spruzzo troppo, mi sta venendo sto dubbio. Era questo qui. Secondo me questo l'ho usato prima di Nivea. Poi sono andata perché non ne avevo più. Poi sono andata lì per Lipersop e mi sono comprata Nivea, ma prima di Nivea perché era in fondo al sacchetto, ho usato questo Infasil qua, mini size. Neutro, tripla protezione, 35 ml, penso di averlo pagato 1 euro o dai Persop o da Lilla Pua, uno dei due, e mi sono trovata molto bene. Infasil pare essere uno di quei deodoranti antitraspiranti veramente potenti della serie che se uno ha una sudorazione importante, secondo me questi qui, Infasil, fanno al caso vostro. Molto molto, come dire, non puzzate neanche se, non so, fate la corsa campestre, ecco, per dire. Finita una crema per il corpo, questa qui del marchio Flor de Mayo, Pretty in Pink. Erano
50 ml, non mi ricordo più. Sì, 50 ml di prodotto, acquistata da MD, l'ho anche tagliata. Cremina idratante, idratante è una parola grossa, cremina per il corpo, leggermente profumata, va benissimo dopo depilazione, che non è che dia questa idratazione per giorni, questa profumazione. È una cremina proprio, anche questa molto molto economica, però può dare soddisfazioni. Mi fanno ridere quando scrivono crema per il corpo e per le mani. Per le mani. Non ripara neanche se ne metti 14 strati questa sulle mani, dai. Per il corpo e va bene così. Poi, finiti i cerotti per punti neri, questi qui della Faberlic, sono finiti, sì. Erano quattro cerotti. Me li ha mandati Antonella, che tra l'altro saluto. Mi aveva mandato un pacchetto, se non sbaglio, a febbraio con un po' di regalini, tra cui anche questo qui, questi cerottini qui. Allora, questi qui al carbone su di me rimuovono i punti neri, ma non tutti. Io per rimuovere bene i punti neri sul naso, purtroppo devo usare solo Nivea, cioè se io voglio avere il naso pulito, completamente pulito, Nivea. Se uso questi prodotti qui, vengono via dei punti neri, ma non vengono via tutti. Quando poi tu rimuovi il cerotto, ne vedi che qualcuno rimane, e rimane lì a mezz'aria e vai di schiacciaggio. Ecco, quindi non lo so. Mentre invece, sostanziale differenza, su mio marito, anche questi qui al carbone vegetale li rimuovono tutto. Tutto, tutto, tutto. Cioè, quando togli questo cerotto dal naso di Simone, la soddisfazione, il godimento, non ha prezzo. Veramente. Poi ho utilizzato una crema per il viso della Corf, un campioncino che avevo in casa, Perfect Balance, grassissima. E perché l'ho utilizzata? Perché i primi tempi, quando usavo Effa Clara di La Roche-Posay, mi seccava tutte le guance, quindi dovevo andare a ripristinare il sebo, il grasso della pelle con un prodotto di questo genere. Molto unta, non potrei mai usarla io. Se la mia pelle è ben asciutta, normale, non potrei mai usarla, ma quando è screpolata se può fa. Poi ho usato due campioncini di questo bagnoschiuma che mi è piaciuto tantissimo, penso che prima o poi me lo comprerò. Bagnoschiuma della Saponaria, carota e vaniglia. Buonissimo, mi è piaciuto tanto per il semplice motivo che sa di vaniglia, sì, ma sa un casino anche di carota. Mi piace a voi l'odore della carota? A me piace la carota come verdura, mi piace il suo odore, mi piace mangiarla, mi piace lavarmici, mi è piaciuta tanto. Penso che lo comprerò. Devo bere forse. Scusatemi, ma ho quasi terminato il video, quindi vado a bere dopo. Carota vaniglia mi è piaciuto tanto, della Saponaria, me lo compro. Poi, terminato questo campioncino, questo l'ha usato Simone, credo che sia la colonia di Acqua di Parma, molto molto buono, mi è piaciuto molto su di lui, sa proprio di colonia, ma sa anche un po' di dopobarba veramente. No, questo sa di dopobarba verde, mazza che buono, 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 un po' acidulo, però buono. Deve esserci ancora qualcosa. Ok, cremina mani di Sephora, questa qui al watermelon, quindi all'anguria. Me l'ha regalata Sephora a dicembre per il mio compleanno. Buonina, niente di che. Sto registrando? Sì. Ultimissimo prodotto terminato, sì, perché non c'è più niente nel sacchetto, è questo mascara qui di Essence, Volume and Stylist. Mi è piaciuto tantissimo. Forse uno dei mascara che mi è piaciuto di più nell'ultimo periodo. Il mio mascara preferito, ne ho diversi, era il Super Shock di Avon. Oppure quello lì, le mascara di Avril, quello marrone, bellissimo. Ma questo qui di Essence, provato nell'ultimo periodo, questo qui che dura 18 ore, si chiama Volume Stylist Curl and Hold, mi è piaciuto veramente tanto. Bello scovolino, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Questo ve lo consiglio, costa poco e ha una bellissima resa sugli occhi. Il mascara che invece sto indossando in questo momento l'ho comprato da Acquasapone, ero andata un sacco di tempo fa con mia zia ed è della Debbie. Ok, il video è finito, dai, non vi ho tediato tanto, è stato un video piuttosto breve. Fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi prodotti, se lo utilizzate abitualmente, se vi ho incuriosito, vi aspetto nei commenti. Vi mando un abbraccio, un bacio e spero che da voi ci sia il sole perché qua
Sta anche iniziando a piovere. Fantastico. A presto. Ciao.